A partire dal 6 aprile del 2009, data del devastante sisma che ha colpito la città dell'Aquila e la sua provincia, il territorio abruzzese è stato funestato da una serie di eventi calamitosi che si sono susseguiti nel tempo. Il 24 agosto 2016 il terremoto del centro Italia e poi la tragedia di Rigopiano e di seguito quella del Monte Cefalone. Fondamentale in tutti questi tragici eventi il lavoro svolto dalla Protezione Civile e dai volontari psicologi sempre vicini alle popolazioni colpite. E proprio per far tesoro di questa esperienza maturata, l'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo ha tenuto a Savagna Pescara un incontro dal titolo Abruzzo, scuola di emergenza, esperienza a confronto per una pratica condivisa. Avevamo necessità di valorizzare questa esperienza degli psicologi abruzzesi presenti nelle associazioni, no? E al tempo stesso avevamo necessità anche di mandare un messaggio che non bisogna adagiarsi sugli allori, ma che in qualche maniera le competenze vanno costantemente implementate a partire dal confronto intracategoriale e con le altre componenti della protezione civile. Presidente, dall'esperienza che lei ha maturato sul campo, dal racconto che ha ricevuto dai suoi colleghi, quali le testimonianze più drammatiche, quali diciamo i momenti più significativi che sono stati vissuti? I momenti più significativi che si ricordano è la presenza degli psicologi a Piazza d'Armi all'Aquila e la presenza degli psicologi all'ospedale di Penne dapprima e poi all'ospedale di Pescara nell'accogliere i familiari delle vittime. No? Ricostruire un'abitazione può essere relativamente semplice, ma ricostruire la psico di una persona che è rimasta colpita da eventi così drammatici è davvero un lavoro molto impegnativo. Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo è il messaggio che vogliamo dare. Voglio dire, noi ci siamo al fianco della comunità regionale, siamo una parte dei possibili soccorsi possibili e non augurabili soccorsi che possiamo dare, ma ci siamo.